Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono FaviJ. Oggi siamo finalmente tornati su Juan the Grudge, il terzo episodio. Comunque, dato che non avevo registrato gli episodi precedenti, cioè, no, scusate, dato che non ho pubblicato l'episodio di recente, ho deciso che questo episodio qui lo faccio più lungo del solito. Quindi, finiamo innanzitutto l'ospedale dove eravamo rimasti l'ultima volta e poi, se riesco, faccio anche l'episodio dopo. Adesso vediamo. Comunque, dall'ultima volta l'ho dovuto rifare tutto, sono ritornato qui e sono riuscito ad aprire questa porta che non si apriva facendo un casino che, vabbè, non vi sto a spiegare. Allora, di sopra c'è una porta chiusa. Ho controllato soltanto fin là, poi non sono più andato avanti. Come potete vedere, adesso di batterie sto messo decisamente meglio. Bene, c'è un'altra porta identica a quella dove siamo arrivati. Perfetto. Ok, proviamo ad entrare. Non funziona. Oddio! Oh cazzo! Ci sono dei capelli! Ci sono dei capelli. Questa è la nuova pubblicità di Garnier. Ok. Bene, ok, non avevo intenzione di entrarci comunque, quindi andiamo al piano di sotto, fantastico. No, però mi spiegate, ma come cazzo fa ad avere dei capelli così lunghi? Cioè, neanche io quando mi sveglio la mattina, vabbè, lasciamo perdere. Scusate raga se faccio dei tagli, però in The Grudge avevo promesso che non tagliavo più nei miei video. Ma in The Grudge lo devo per forza fare perché diciamo che il personaggio cammina come un bradipo di 80 anni. E quindi devo, ok, c'è un'altra batteria, perfetto. E per velocizzare devo tagliare per forza, se no non andiamo più avanti. Allora, batteria di riserva, ok. Questa è l'ultima porta, se non si apre non so dove andare. Ok, pare che si apra. Attenzione, ok, adesso non vorrei che essere attaccato da uno sciame di capelli. Partiamo già malissimo. Ok, non è successo niente, però c'è una porta che è letteralmente stata stuprata da dei capelli. Ma perché ragazzi sono i capelli? Cioè hanno la fobia dei... Oddio. Porca troia. Ok, e io mi ero stupito per prima. Va bene. Ok, allora io di solito non sono... Merda, che cazzo succede? Ok, dicevo, io non sono una persona che dà peso a queste cose. Però dai, un saltino dal parrucchiere io lo farei se fossi in te. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti, si ritira la massa in forma di capelli. Mi consola il fatto che questa è l'unica via dove posso andare, perché poi non so dove altro andare, perché dato che ho visto già tutto, questa è l'unica... Ok, c'è una porta. Questa è proprio l'unica via che mi manca, quindi devo andare per forza di qua e la cosa mi consola tantissimo. E io giustamente sto andando nella porta dove arrivano sti capelli, maledizione. Cos'è sta roba? Morg. Ok, non so che cosa vuol dire, ma non importa, entriamo. Permesso. Dio mio. No, non c'è niente, oddio, ecco. Proviene, ok raga, provengo. Che schifo. Ok raga, i capelli provengono dalla bara. Maledizione, ho paura ad aprirla. C'è nessuno? Ok. La bara non si apre ragazzi, io torno indietro. Mortacci di cazzo di vaso di merda. Bene, la bara non si apre e io me ne vado. Cos'è sta roba? Droga. Cos'è? Non lo so, comunque. Ah, c'è una chiave qui, perfetto. Cos'è? Chiave, ah, chiave del tetto, perfetto. Adesso posso aprire anche la porta che era chiusa prima. C'è soltanto la bara, questa qui, che non si apre. Ma sinceramente non me ne frega una minchia e torno indietro. C'è anche una batteria, perfetto. Ok raga, direi che posso tornare indietro. La bara non si è aperta e va bene così, va benissimo. Non mi interessava tanto cosa c'era dentro, guardate. Non era, diciamo, il mio desiderio aprirla. Ok, perfetto. Dato che ci metterò 3 ore per tornare alla porta di prima, faccio che tagliare finché non ci arrivo, perché sennò possiamo stare così 3 ore. Ok raga, ci siamo. Allora, adesso devo andare a piano. Ci sono le barelle possedute. Merda. Ok, ti levi gentilmente dal cazzo, grazie. Tu vuoi farmi credere che non riesci a spingere una barella, porca puttana. Vabbè, lasciamo stare. C'è... Ma non è che devo tornare indietro. Ok, forse riesco a... Sì, ce la faccio. Merda, sto cavo delle palle che mi uccide. No, 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 no. Oh, cazzo. Merda. No, 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 aprila, maledettissima porta, aprila. Ok, apri la porta. Cazzo. Sì, no. Maledizione, devi aprire una... Ma la barella, devi... Maledizione, la barella. Sì, spingila. Spingi sta barella di merda, spingi, maledetto cavo. Vai, apri la porta. Sì. Ok,
Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. No, merda, chiudi. Ma che cazzo. Oddio, lavati i denti, porca troia. C'è un alito che uccide, perfetto. Sì, ho vinto, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ok. Calmi, ce l'abbiamo fatta. Io lì dentro non ci torno più. Devo andare al piano di sopra, quello da dove siamo partiti, e devo salire le scale. Taglio di nuovo prima che ci arrivo. Ci metto secoli. Una palla. Che cazzo è caduta? Una palla. Perché c'è una palla? Vabbè, lasciamo perdere. Che cazzo è? Ma mio Dio, ma che cos'è? Hai stuprato un cestino? Ma che cazzo è successo? È quel bambino di merda. Lo so che è quel bambino di merda. Arriverà la volta che lo prenderò a calci, quel bambino di merda. Che cazzo succede? Hanno vomitato sul soffitto o cosa? Ok, raga, c'è una massa informe di capelli che si... non lo so, ma che schifo. Non lo so neanche descrivere. Ma che è sto... Oddio. Oddio. C'è un tentacolo di capelli. C'è un tentacolo. Ok, l'ho schivato. L'ho schivato. Ok, allora, io... Favij versus tentacolo. Brutto stronzo, i miei capelli sono più lunghi. Credi di sorprendermi? Ok, sculacciami, maledetto pervertito. Fallo. Ok, ok, ho vinto. Ho vinto io. Sono spariti. Intanto i capelli sono anche spariti, ma vabbè, dettagli. Ok, ci siamo. Allora, ci ho messo un'ora per salire le scale. Ci siamo, vero? Sì, non c'è nessuno. Perfetto. L'ultima porta maledetta. Ok. Spero che il livello sia finito qui, perché sta andando... Man mano che vado avanti sta sempre peggiorando. Allora, permesso. C'è qualcuno? Oh, salve, bella giornata, vero? Aspetti un secondo che... No, che cazzo fa? No, non aspetti. Cazzo. Vabbè, raga, lasciamo perdere e andiamo avanti. Qua c'è un... Oddio, chi cazzo è quello? C'è... Salve. Le è caduta la parrucca. Prima aveva i capelli più lunghi. Adesso dove va? Dove sta andando? Maledizione. Ok, io devo... dovrei andare lì. Non è proprio l'idea. Raga, io ho paura ad andare a proseguire. Però vabbè, c'è un'altra barella. Speriamo che non sia posseduta anche questa. Ok, si è fermato. Perfetto, come non detto, cazzo. Ok, in certi casi sono veramente contento di non essere su una barella. Però lasciamo perdere, andiamo avanti. Devo infilarmi qua dentro, no, perché non ci passo. Devo andare di qua. Ok, devo fare la stessa fine dell'altro tipo di prima o cosa? Devi per forza guardare giù, vero? No, perché non, se no non sei contento. Salve. Mi butto, che morbido. No, vero? No. No. No, 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 no. Ok, ok. Brutto stronzo. No, non t'azzardare. Merda, merda. Tieniti. Ok, ok. Sono salvo, sono salvo, sono salvo. No, merda, quasi. Ok, ok. Tirati su, maledetto stronzo. Bravo, bravo. Non puoi fottere, Favij, bambino di merda. Non puoi. Ok. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Tranquilli, è tutto a posto. Tutto ok, tutto ok. Non c'è nessuno, però ho sentito rumore. C'è una mano. C'è una mano. No, merda. No, 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 no. Piano. No, che cazzo. Mio Dio. Metti un cazzo di collirio anche. No, merda. No, non ci credo. Guarda, sono contento che sia morta anche tu, almeno, brutta troia. No, non ci credo, ma ancora viva. Merda, ok, ok. Ok, bene. Episodio completato. Ok. Beh, una che nasce dall'odio di chi è morto di morte violenta. Ah, farcelo, cazzo. Pecora? No, tu hai il coraggio di un leone e i nervi d'acciaio. Oh, guarda che stai parlando con Favij qui, mica con uno così a caso, Vabbè, lasciamo stare. Meglio che questa me la evitavo, perché come mi cago addosso io di solito, meglio che sto zitto. Cos'è successo? Oggetti raccolti. Allora, frammenti di foto e chiavi, bene. Indietro, non me ne frega un cazzo sinceramente delle cose raccolte. Abbiamo sbloccato un nuovo episodio, appartamenti disabitati, ok raga. Allora, abbiamo finito il secondo episodio, quello dell'ospedale, e come vi avevo promesso adesso andrò a giocare anche il terzo, appartamenti disabitati, appunto per recuperare il tempo che ho perso nel pubblicare The Grudge, perché sennò avrei interrotto qui l'episodio. Allora, appartamenti disabitati, yeah! Sono veramente contentissimo di iniziare questo nuovo episodio senza sapere che cosa mi troverò davanti. E dato che... Ok, ci siamo.
Allora, sto posto qua è talmente figo che io volentieri ci passerei le vacanze. Tipo i villaggi vacanza, avete presente? Sì, molto carino. Guarda, Chernobyl al confronto è Mirabilandia. Però lasciamo perdere, ok, c'è una tessera. Allora, accidenti, questa giornata non finisce mai. Minchia, dubito che riuscirò ad andare in un ospedale a trovare mamma. Mamma mi sa che non c'è più. Wow, che deserto, mancano solo gli zombie. Pazienza, facciamo quello che dobbiamo fare. Guarda, Ken. Ok, adesso siamo Ken. Allora, ok, siamo partiti, ci sono delle scale. Adesso tu mi spieghi che cazzo ci fai in un posto così. Perché? Come hai fatto a svegliarti qui? Allora, vabbè, lasciamo perdere. C'è un camion. Ok, siamo arrivati. Io lo prenderei volentieri, però evidentemente non si può fare. Quindi andiamo avanti, prima di finire le batterie. Come nello scorso episodio, raga, cerco di essere più sbrigativo stavolta. Sempre se il personaggio principale non scende le scale alla velocità di un nonno di 95 anni. Però, a parte questo, cercherò di essere abbastanza sbrigativo. Cioè, ma vi rendete conto di quanto cazzo è lento? Ma si può? Vabbè, lasciamo perdere. C'è qualcosa di là, sì. Vedo già qualcosa che spunta. Raga, primo oggetto. C'è qualcosa laggiù. Non so che cos'è, sinceramente. C'è un parco giochi molto, ma molto. Là, che cazzo è successo? Oddio. Ma che cazzo è successo? È crollata. Ok, è crollata una trave. No, veramente sono crollate 50 travi, ma non fa niente. Non posso tornare indietro. Benissimo. Cioè, in teoria potrei, ma presumo che lui non riesca a camminare in mezzo ai cespugli, quindi lasciamo perdere. Devo andare a prendere quell'affare che luccica. Sempre che io riesca a superare sto ostacolo delle palle. Ok, c'è una palla che ha rimbalzato da sola. Cos'è quello? Ha una luce, niente, ok. C'è una palla che ha rimbalzato da sola, raga. Non mi chiedete perché. Non lo voglio neanche sapere. C'è la sabbiera, ok. Devo prendere la... cos'è quella? Una batteria? Sì. Ah, una batteria, perfetto, iniziamo bene. Ok, batteria, ci siamo. È solo il vento, calmi, ok. Bene. Batteria di riserva, siamo a 2, raga. È già meglio di come abbiamo iniziato, perché stavo già a metà. Devo riuscire a girarmi se riesco, perfetto. Madonna, quanto lagga, scusate. L'emulatore, raga, è così, lagga di solito. Ok, c'è qualcos'altro che luccica là in fondo. Praticamente io passo il livello a cercare robe che luccicano. Porca troia, che è successo? È una bambola. È una bambola caduta dal cielo, tipo il Death Note, ok. Bene, non è che se scrivo il nome di qualcuno sulla bambola muore, vero? No. Raga, è la bambola più bella che abbia mai visto in vita mia. Però non ho proprio la necessità di prenderla, diciamo. Perché non è che sia così contento. Quindi faccio che andare avanti che è meglio. C'è qualcos'altro qui, che poi ci vado. C'è uno scivolo. Veramente, siamo passati da una fabbrica abbandonata, poi a un ospedale, e adesso siamo tipo a Chernobyl. Non so neanche dove siamo. Però meglio lasciar perdere. Allora, andiamo avanti. Adesso, raga, penso che inizierà il, diciamo, il pezzo pesante. Allora, siamo a un altro piano, non è neanche l'ultimo. Qua ci sono degli scatoloni, ok. C'è una porta che stavolta non è sbarrata e provo ad entrarci. La porta dove dovevo entrare, ok. Si è fermato. Perché si è fermato? Adesso ci entro, non c'è bisogno che me lo evidenzi così. Adesso ci entro. Ho capito, me lo ricordo. Testimoni di Geova, aprite. Buongiorno signora, non è mia intenzione importunarvi, però... Ok, non c'è nessuno. Bene raga, la porta si è aperta da sola. Direi di entrare raga. Permesso, non c'ho le scarpe sporche. Oh, che bella accoglienza. Mi tagliate una fetta di torta? No, vero? Oh cazzo, che è successo qui? Io ho veramente paura ad andare a controllare qui dentro che cosa ci può essere. Però devo, raga, mi dispiace ma devo farlo. Ok, non ci entro perché non riesco, sono troppo alto e non riesco ad abbassarmi. Perché sono un vecchio di 95 anni che non può piegare la schiena, meglio così. Ci sono dei coltelli a terra, non chiedetemi perché, non lo voglio neanche sapere. Ah, c'è qualcosa qui. Una chiave, ok, perfetto. Chiave del lucchetto, quale lucchetto? Non ho trovato nessun lucchetto, raga, credo. Oddio, il terremoto, merda, merda. Ok raga, il terremoto non ci voleva. Che è successo? Porca puttana! Che cazzo è? È uno scatolone solo, che è successo? Ma buttalo via sta merda di scatola! Oh, ce l'ho fatta, maledizione. Cos'era? È una fumogena. È una granata fumogena, ok. Buongiorno. Sono entrato perché... perché dovevo... aiuto! Merda! No! Ok, salve. Buongiorno anche a lei. Mi offre una fetta di torta?
Aiuto! Ok, buongiorno. Sì, le fa male la schiena, faccio un massaggio se vuole. No, stia calma, ok. Stia calma, stia molto calma. Molto calma, molto calma, molto calma. Vai via, via. Chiudi la porta. Chiudila la porta però. Ho paura a girarmi, raga. Ho paura a girarmi. Ma che cazzo è successo? Minchia, ma ti implodono i capelli. Cioè, è una cosa assurda. Va bene. Va bene, meglio così. Noi torniamo indietro. Cioè, ho trovato la chiave del lucchetto, che non so quale lucchetto devo aprire, ma l'ho trovata, quindi va bene. Torniamo indietro. Ok, siamo arrivati al piano. Salve. Guarda, non lo so che cosa ti ha detto la mamma, ma non si gira nudi per Chernobyl. Porca puttana. Cioè, è il classico scherzo dei bambini, suona il campanello e scappa. Cioè, non era proprio così, me lo ricordavo, però va bene lo stesso. Lasciamo perdere, andiamo di sotto. Ok, ci siamo. Ci siamo. Ma chi cazzo sono questi? Salve. Svegli di prima mattina, anche se proprio non c'è il sole, però vabbè. Sentite, ho trovato una chiave di un lucchetto. Se qualcuno di voi è così gentile da dirmi dove si trova questo lucchetto. Madonna, che scortesi, bastava dire no, cioè, non è che mi offendevo. Allora, c'è ancora la bambola. C'è qualcos'altro che luccica lì. Non l'avevo visto prima. Ho trovato la chiave, raga, so anche dove andare per... non ci parlo con voi tanto, siete stronzi, non ci parlo. Ho trovato la chiave e so dove andarla a mettere. Bene. So che sei stato tu brutto stronzo a tirare la testa della bambola, ma lasciamo perdere, che già mi state sul culo. Ci sono le altalene che fanno avanti e indietro, lasciamo perdere. E c'è una batteria, perfetto. C'è una batteria dove prima non c'era! Prima non c'era la batteria, non c'erano neanche le mani però. Salve, stringerei la mano a tutti volentieri, però sono di fretta e devo prendere la batteria, ok? Ok, perfetto. Ok, calmi. Ok, bene. La palla è insanguinata. Ma che schifo! Ma che schifo è? Porca puttana. Vaffanculo. Bambino del cazzo. Cioè io, raga, sto bambino lo detesto. Ma perché sto bimbo, minchia, deve rompere i coglioni a me con tutta la gente che c'è in sto posto? Non vedete che è pieno? Che poi ci metteresti 2 secondi a scavalcare la ringhiera, ma... Vabbè, dettagli, lasciamo stare. Apriamo sta maledettissima porta. Ok. È permesso. Benissimo. Non vi spaventate se ogni tanto vedete la scritta... Una scritta gialla lì sopra, perché indica semplicemente che sto salvando la partita per poi non riniziare tutto da capo. Comunque, c'è qualcos'altro che luccica. Faccio che tagliare, perché prima che arrivo lì ci metto un'ora. Ok, raga, un'altra batteria, perfetto. Allora, prendiamolo un attimo, ok. Siamo a 6, no, 1, 3, sì, 6, perfetto. Beh, 5, anzi, 4 e mezzo. Beh, siamo a 0, raga. C'è questa strada che è l'unica che mi rimane da percorrere, perfetto. Un altro edificio, perfetto. Io vado a infilarmi in sti edifici nonostante ci siano i bambini pallone e le ragazze con troppi capelli. Io comunque vado a infilarmi in sti posti, non chiedetemi perché. Allora, la porta è chiusa e per me è soltanto un sollievo, quindi andiamo al piano di sopra. Ok, ci siamo, raga. C'è un secchio che, vabbè, è rovesciato e tutto il resto. C'è sta roba che non mi chiedete che cos'è, non ne ho la più pallida idea. E poi c'è, se riesci a girarti, se c'hai pure il torcicollo, maledetto. C'è una chiave. Ma perché non riesce a girarsi sto stronzo? Allora, aspettate un attimo. Ok, non posso salire, posso soltanto prendere la chiave che presumo apra la porta di sotto. Quella che prima non ero riuscito ad aprire. Ok, chiave stanza 202. Ok, andiamo. Oh, porca puttana. Maledizione. Scendiamo subito. Via, 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 via. Cos'è sto rumore? Perché ci sono le impronte sul muro? Mio Dio. Non si gioca con gli acquerelli. E neanche col mantello dell'invisibilità di Harry Potter, però. Oddio. Che cazzo succede? Perché ci sono le manate sul muro? Non riesco. Ok.
Hai tirato direttamente la secchiata stavolta. Ma perché non riesco a girarmi, porca puttana? Ce l'ho fatta! Ok, ce la stiamo facendo pian piano. Qualcuno me le spiega poi ste cose, perché io non l'ho capite, ma non importa. Come del resto non ho capito un cazzo di tutto il gioco, però lasciamo perdere. Non che il film fosse più, diciamo, cristallino, per dire. Però lasciamo stare, apriamo la porta. Ok, ci siamo. Faccio che salvare nel frattempo. Ok, è permesso. Sono soltanto un povero vecchio che non riesce neanche a girare la testa. Ok, ci siamo. Allora, le stanze sono tutte molto simili. Ok. Terremoto, terremoto di nuovo, ok. Ok. Piano, che cazzo è successo? Ok. Ma che cazzo è successo? La porta mi... Ok, raga, la porta si è chiusa coi capelli. Avanti! Senta, le apro dopo perché la porta è, diciamo, inagibile. Vabbè, comunque, c'è... cos'è sta roba? Cos'è? Potrei sfondare sta roba per poter uscire? Sì, volendo penso che lo potrei anche fare. Ho sentito un rumore che... non so se me lo sono immaginato. Perché cazzo non... Avanti! Apri l'armadio. Apri l'armadio, infilati dentro nell'armadio. Infilati dentro nell'armadio. Senza girarti, non ti girare. Non ti girare, non ti girare, non ti girare. Non ti girare. Non ti girare. Non ti girare. Ok, piano. Non c'è nessuno. Punta il cerchio con il telecomando Wii. Ok. Ok, bene. C'è la bambina che fa avanti e indietro. Allora, io ti consiglierei una... Hai mai pensato di fare la pulizia facciale? No, ma guarda che aiuta. No, cazzo, che schifo. Ok. Ok. Se ne sta andando. Se ne sta andando, salviamo. Ok. Calmi. Non è successo... Non ci posso credere. No, mi sono preso un colpo. No, 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 no. Sì, ok. Io levo le tende. È stato un piacere, via. Via, 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 via. Sfonda la porta. Sfonda la maledizione, sfondala, è un cazzo di legno. Bravo, bravo, così, l'iniziativa, vai così. Alzati, alzati e corri, Forrest. Ok, siamo in piedi. C'era un qualcosa che luccicava lì. Perché non l'ho presa? Vabbè, lasciamo perdere. Era una... probabilmente, raga, era una batteria che ho dimenticato, però la bambina... Che più che bambina mi sembra il diavolo reincarnato, ma non importa. Non mi ha permesso di prendere la batteria, sta stronza. Vabbè, lasciamo stare. Ti è caduta la testa. Vabbè, ok. Che cazzo. Ok, andiamocene il prima possibile. C'è un sacchetto pieno di sangue che mi ispira moltissimo. Si è mosso. Raga, c'è un sacchetto paranormal pattumiera. Che cazzo. Ok, raga, l'invasione dei sacchetti mutanti. Lasciamo perdere. Voi due non fate parte della combriccola, vero? No. Andiamo avanti. Ok, siamo arrivati in un corridoio. Cioè, perché corridoio è una vietta. Non so neanche che cos'è. Raga, non mi chiedete dove sono, perché io non so neanche dove sto andando. Cioè, ok, si è fermato. E c'è un'apertura anche lì a sinistra che non promette bene. E io non ci entrerei. Però se proprio devi, fallo. Ok, ho anche salvato la partita perché non si sa mai. Si è esplosa una luce. Ma che cazzo. Che cazzo succede? Sta esplodendo la luce. Merda! No! No, 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 no! Dio mio! Zè! Ce l'ho fatta! Ok, buongiorno. Sì, stai. Mi metto anch'io. Tipo, così ti vedo. Ah no, no, ti stai addrizzando tu, allora mi metto a posto. Salve! Sei veramente sexy! Ok, via! Via, via, corri brutto stronzo, corri, scavalca maledetto. No, cosa fai, ti fermi, ma che cazzo. Si posso mai guidare un ritardato così? Cioè, ma veramente, lasciamo stare.
Cioè, no, no, merda. Peggio dell'esorcista, raga. Oddio, che schifo. Merda. Si sta buttando tipo bungee jumping, però senza la corda. Ok, è ancora viva, salve. Sì, il consiglio di farti la pulizia facciale io lo terrei sempre in considerazione. Vai via. Scavalca, maledetto deficiente. Vai, bravo. Bravo. Bravissimo, ti devo fare un... devono darti il premio Nobel per l'atletica, anche se non esiste. Ok, ci giriamo. È tutto tranquillo? Sì, è tutto tranquillo. Ok, non c'è più nessuno. Calmi. Raga, è tutto un casino. Calmissimi. Ok. Porca puttana troia. Ok, vaffanculo. Questa non me l'aspettavo, cazzo. Arrivo, state tranquilli. Ci sono. Episodio completato. Ok. Merda, ho distrutto tutto, lasciamo perdere. Sicuramente sei un fifone. Dove è andato a finire lo spirito avventuroso tipico dell'ariete? Ma vaffanculo. La tua passività è... beh, in realtà non so fascino, minchia. Si vede che non hai ancora visto il video, però lasciamo perdere. Vabbè, raga, abbiamo concluso anche questo episodio. Spero che... come... ok, cos'è il prossimo? La sventura di un sorvegliante. Guarda, io non so chi è questo sorvegliante, ma gli faccio i miei più sentiti auguri. Ah, sono io? Ah, sono io nel prossimo episodio. Ok, allora auguri Favi per il prossimo episodio. Vabbè, raga, lasciamo stare. Direi che per questo episodio posso concludere qui. Spero che sia bastato come, diciamo, per farmi perdonare per non averlo messo da secoli del Grudge. Direi che posso chiudere qui se riesco a trovare il telecomando. Come al solito lo lascio incastrato in mezzo alla roba. Se vi è piaciuto il video lasciate un commento o un mi piace. Anche la pagina di Facebook, come al solito, trovate nella descrizione di ogni mio video. Se l'episodio vi è piaciuto, l'ho già detto questo. Quando gioco a queste cose mi va in pappa al cervello. Vabbè, comunque, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.